Bene, cominciamo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i collegati. Cominciamo con un piccolo fuori programma. Ieri abbiamo ricevuto un regalo, un video brevissimo che adesso vi trasmettiamo, che giriamo a voi, che vogliamo condividere con voi. Vai, Giorgio. Bene, tantissimi auguri anche a noi, alla Marisa Rodana, per i suoi 100 anni. Allora, 21 gennaio 2021, centenario della nascita del Partito Comunista Italiano, avvenuto a Livorno, come sappiamo, il 21 gennaio del 1921, in realtà con il nome di Partito Comunista d'Italia. Non potevamo mancare a questo appuntamento proprio il giorno del centenario, il 21 gennaio, a ricordare così anche i 70 anni di vita del Partito Comunista sciolto nel 1991, cosa che è avvenuta anche nella nostra città e provincia. Questa ricorrenza, per la sua importanza, l'avrete notato, sta avendo una eco amplissima, direi sorprendente, sui mezzi di comunicazione, giornali, siti, radio, TV, con una copiosa pubblicazione. Tanti libri usciti ed altri che ne seguiranno. Dopo ne citerò due. Come vedete, stiamo trasmettendo dalla sala della conferenza, dalla sala delle conferenze della Fondazione 25 Aprile a Pesaro. Io sono Carlo Niro, il presidente della Fondazione, e con me c'è Flavio Martini, che è presidente del Consiglio di amministrazione, e Gastone Palestrini, che l'ha preceduto fino a qualche mese fa. Se vedete alla mia destra c'è il logo dei 100 anni del PC, che è un regalo di Steiner. La Fondazione 25 Aprile, ma anche le altre fondazioni democratiche create alla nascita del PD, hanno ricevuto in eredità non solo il patrimonio immobiliare, ma soprattutto una grande quantità, una gran mole di documenti, di immagini, di testimonianze sulla vita del Partito Comunista. E la nostra fondazione in questi anni si è impegnata nel lavoro di recupero, di ordinamento, di inventariazione del materiale riguardante la nostra provincia di Pesaro Urbino, per salvaguardare i beni che venivano da una lunga storia che non potevano essere assolutamente dispersi. È stato un impegno politico, ma anche morale, civile, oltre che giuridico. Credo che nessuno possa ancora contestare che la storia del Partito Comunista non sia dentro la storia d'Italia, né una parte fondamentale, quanto poi i partiti politici erano molto radicati nella società e rappresentavano le grandi masse popolari e le loro istanze. E questa storia possiamo dire che parla ancora all'oggi, all'attualità politica dei nostri giorni. Non facciamo confronti con l'attualità appunto politica di oggi, potrebbe essere impietoso. Però noi non possiamo non riflettere su questi nostri tempi, tempi di antipolitica, tempi contro i partiti politici. Probabilmente questa del centenario potrebbe essere l'occasione adatta per un esame approfondito, un esame serio, una riflessione seria. Non è questo il compito mio di questa sera, probabilmente la professoressa Tonelle potrà dire qualcosa al proposito. Il nostro obiettivo, quello che ci siamo proposti e ci proponiamo, è di far conoscere a chi non c'era, ma anche di ricordare a chi c'era, questa straordinaria storia del PC e dei comunisti italiani. Il lavoro che adesso presento è il risultato di una collaborazione, una stretta collaborazione che abbiamo con la Biblioteca Bobbato, con Memoria di Marca e con l'ISCOP, l'Istituto di Storia Contemporanea, e con la sua direttrice scientifica, la professoressa Anna Tonelli dell'Università di Urbino, che coordina un po' tutto il progetto. Come avete visto, il titolo
dalla locandina che abbiamo messo. C'era una volta IPC nella provincia di Pesaro e poi un sottotitolo, archivi, memorie, racconti, libri, film. Adesso dirò perché c'è questo sottotitolo. Però ieri notavo, non so se l'avete notato anche voi, su un giornale locale, mi ha colpito che il titolo, ripreso da noi, c'era una volta IPC e dopo aggiunto soprattutto a Pesaro. Ecco, penso che volessero dire, sottolineare che anche nella nostra provincia di Pesaro Urbino c'è stato un forte radicamento del partito, con migliaia di iscritti, con migliaia di militanti ed anche con un ampio e autorevole gruppo dirigente. E ci dobbiamo ricordare che IPC appunto è stato forza di governo, è stato sempre forza di governo da noi, poi con altre forze, con i socialisti, ma l'ente provinciale, altre istituzioni, i maggiori comuni, Pesaro, Urbino, Fano e tante altre città e cittadine della provincia sono state governate dalla IPC. E io sottolineerei anche il fatto che oltre al governo della città, il partito era presente nel tessuto sociale delle città, dei quartieri, dei paesi, anche nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche con le sue cellule comuniste ed anche, fatto forse poco ricordato, di cui si parla poco, anche nelle campagne, a fianco delle lotte dei braccianti e dei mezzati. Passerei adesso proprio alla sintesi del programma che vogliamo attuare da oggi e per tutto il 2021. È un'anteprima, diciamo, ecco, una rappresentazione del nostro programma. Primo punto, naturalmente, ci sono gli archivi, il riordino e la digitalizzazione degli archivi della Federazione Provinciale del Partito Comunista. Questi archivi hanno una ricca documentazione. C'è un settore che riguarda la sezione di Villa Fastigi, è un'altra che riguarda la sezione di Santa Maria delle Fabbrecce, una ricca raccolta che riguarda Fano e un'altrettanto ricca raccolta che riguarda il Comitato Comunale di Urbino e anche le sue frazioni, oltre che a una cartella sul senatore Cappellini e della sua corrispondenza con Carlo Paladini. Questo lavoro naturalmente è stato svolto con la soprintendenza regionale dei beni archivistici, stato riconosciuto di interesse nazionale dalla soprintendenza regionale Pistici, lavoriamo con la soprintendenza, in particolare vorrei ringraziare per questo la dottoressa Guerra. Una parte di questi documenti, e buona parte di questi documenti, verrà messa a disposizione non solo degli studiosi, ma di un pubblico più vasto sulla piattaforma Memoria di Marca. Ma di questo, della piattaforma, della situazione degli archivi, dirà poi Matteo Sisto. Abbiamo previsto anche dei laboratori sugli archivi con alcune classi di studenti delle superiori per avvicinare anche i giovani alla conoscenza di questa documentazione, di questa storia, e se ne occuperà il ricercatore Marco Labate. Terzo punto, verrà fatta una pubblicazione che servirà come guida per orientarsi nella consultazione dei documenti di archivio. Il quarto, abbiamo le interviste video. Abbiamo fatto quattro interviste, sono quattro cortometraggi basate sulle interviste ai segretari della Federazione Provinciale, Giorgio Tornati, Alda Amati, Giuliano Licarini e Palmiro Pucchielli, che sono stati segretari per alcuni anni della Federazione Provinciale, che dopo negli anni, naturalmente negli anni successivi hanno avuto incarichi politici, incarichi istituzionali, e poi sottolineo che Uccello, diciamo così, che è ancora sulla breccia. E queste hanno portato la loro testimonianza del loro impegno politico e istituzionale, ma direi anche dalle interviste anche la loro testimonianza umana e civile. Queste interviste saranno disponibili appena finito il lavoro di montaggio su DVD. Intanto stasera presenteremo un trailer di questi quattro cortometraggi.
L'altro aspetto, altro punto, e quinto, è il portale nazionale, cioè il portale nazionale che si chiama Portale delle Fonti per la Storia del Partito Comunista Italiano, che è stato creato dall'Associazione Berlinguer, che sarebbe l'associazione a cui le nostre fondazioni fanno riferimento, dalla Fondazione Gramsci Nazionale, con il contributo delle nostre fondazioni, che aprirà il primo di febbraio, in cui noi possiamo portare la nostra documentazione, i nostri video, quindi avere anche una vetrina nazionale del nostro lavoro, della nostra storia, e naturalmente possiamo accedere al portale nazionale per vedere qual è la situazione riguardo alle altre province. I libri, dicevo prima che volevo parlare di due libri in particolare dei tanti che sono usciti, uno della professoressa Natonelli riguardo alla Teresa Noce, si intitola Nome di battaglia e stella, Teresa Noce, una donna comunista del Novecento. È la storia della Teresa Noce, una storia densa di una rivoluzionaria di professione, come erano tanti comunisti e comuniste dell'epoca. Il secondo libro è di Luca Gorgolini, dal titolo Il Partito dei Giovani, la gioventù internazionale e la nascita del Partito Comunista d'Italia. E parla del periodo degli anni che vanno a cavallo della nascita del Partito Comunista, alcuni anni prima e dopo il 1921. E poi l'ultimo programma che abbiamo è la visione di film. Naturalmente, sempre se il Covid permetterà, questo come altre Covid permettendo, quindi dall'estate in poi. Perché i film? Perché sappiamo che il Partito Comunista è stato oggetto di narrazione in modo importante, in modo costante da parte della cultura italiana. Molti intellettuali erano anche iscritti al partito e quindi anche registi e sceneggiatori hanno dedicato molte opere alla storia o a argomenti, a personaggi che vivevano e avevano contatti con il Partito Comunista. Ricordo qualche titolo, così, ad esempio, il titolo di film di Pasolini, Uccellacci Uccellini, o Palombella Rossa di Nanni Moretti, o quelli di Ettore Scola, La Terrazza, O C'eravamo tanti amati, Novecento di Bertolucci, Il sospetto di Maselli, ci sono i documentari su Togliatti e naturalmente i film su Enrico Berlinguer. Ecco, questa è nella sintesi il programma che vorremmo attuare durante tutto l'arco del 2021, naturalmente sempre sperando che il Covid ce lo permetta. È un programma molto impegnativo, ma insomma, pensiamo che ne valga la pena e sia un giusto riconoscimento per la storia che ci ha lasciato il Partito Comunista. Grazie. Adesso c'è il video, non è presente, direi a Giorgio di mandare l'intervento della professoressa Natonelli, che è professoressa, professore di, alla, cioè, di, ordinario di storia storia contemporanea all'Università d'Urbino e direttrice scientifica dell'ISCOP. Benvenuti e buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto mi scuso per non essere in diretta perché sono impegnata in un incontro nazionale con gli insegnanti su questo centenario che sta riscuotendo un'attenzione che nemmeno noi studiosi, anche all'Istituto Gramsci, ci aspettavamo. Anche se è un'attenzione del tutto giustificata, perché stiamo parlando dell'anniversario della nascita del più grande e importante partito dell'Occidente, che ha avuto un ruolo centrale nella storia politica, economica, di costume sociale
dell'Italia del Novecento, sia a livello nazionale che a livello locale, naturalmente, con diramazioni sui territori. Quindi è giusto ricordare questo centenario, ma con un taglio particolare e con un occhio scientifico. Ed è quello che intendiamo fare noi come istituti, per non cadere invece in quel meccanismo che stiamo vedendo in questi giorni, che è poi tipico del circo mediatico. E che di fatto cerca di guardare a quella storia con l'occhio del presente, soprattutto per dimostrare alcuni principi fondamentali per l'obiettivo appunto dei media e anche di parte dei protagonisti. Ovvero la frattura della sinistra, gli errori che nascono da Livorno e arrivano ai nostri giorni, insomma, tirare la storia, come purtroppo spesso succede, da una parte o dall'altra. E nessuno vuole nascondere le ombre, i difetti, i limiti di un'esperienza che si è sedimentata lungo un secolo e che è poi cambiata anche rispetto ai vari periodi cronologici e ai protagonisti di questa vicenda. Gli anni 20 non sono come gli anni 40, Togliatti non è come Berlinguer. Livorno non è come la Bolognina, ecco. E quindi bisogna studiare la storia del PC e ricordare la storia del PC come la storia del più grande partito di massa appunto del Novecento, che ha avuto un peso decisivo sul piano ovviamente politico, ma anche aggregativo di formazione. Di una cultura politica solida, di alfabetizzazione democratica, con un ruolo e un peso decisivi nella transizione democratica dal fascismo all'Italia repubblicana e proprio anche nel gettare le fondamenta della Costituzione. Senza avere né visioni nostalgiche o rinchiudersi semplicemente sul come eravamo. O peggio ancora, e questo è uno dei grandi limiti di questo centenario, insistere solo su una lettura univoca, cioè sul fatto se il PC sia stato un partito bolscevico piegato solo alle volontà dell'Unione Sovietica. Ripeto, quindi né celebrazione né demonizzazione, semplicemente riflettere su cosa è stata quella storia e come ha contribuito alle trasformazioni e se ha saputo o non saputo interpretare le esigenze e i diritti dei ceti popolari. E se abbia tradotto quelli che erano i valori base della tradizione di giustizia sociale e uguaglianza. E quello che a noi interessa è quello di non essere animati da un giudizio precostituito o dalla brama di emettere una sentenza. Ma dobbiamo appunto ricostruire e capire che ruolo abbia avuto quel partito nel paese e, per quel che ci riguarda, nelle realtà locali, nelle amministrazioni locali. E quindi con questo è l'obiettivo che ci siamo proposti appunto come istituti di storia e di ricerca, l'ISCOP, la Biblioteca Bobbato e la Fondazione 25 Aprile. E quindi entrare dentro questo centenario con una nostra specificità. E la nostra specificità è quella di conservare la memoria, di partire dalle fonti, dalla raccolta dei documenti che trasmettono la memoria e la storia.
dal ruolo e dalle esperienze dei protagonisti. Uno storico del passato, del PC che ha avuto un taglio interno, diciamo così, di storia del partito come Paolo Spriano, ma che ha scritto anche delle cose bellissime, ha sempre parlato della storia del PC come la storia della realtà umana, no? E quindi questo è un aspetto che anche a noi interessa moltissimo. E quindi abbiamo cercato di capire che cosa è stato il PC nella provincia di Pesaro e che cosa ha lasciato sia in termini concreti di amministrazione, ma pure delle tracce di una cultura politica più vasta. E lo abbiamo fatto a nostro modo, appunto, con un programma che abbiamo chiamato così, con un titolo, se volete, giornalistico, C'era una volta il PC, ma con un sottotitolo che è ancora più importante, ovvero archivi, memorie, racconti, libri e film. E varie tappe, appunto, scritte, orali, visive e sonore, che ci accompagneranno da oggi per tutto l'anno. Quindi partendo dagli archivi ricchissimi che abbiamo raccolto e digitalizzato, che sono fruibili appunto nella piattaforma Memoria di Marca, di cui ci parlerà subito dopo di me Matteo Sisti, il nostro grande archivista. Ma anche le testimonianze dirette di quattro protagonisti attraverso appunto interviste, anche questo di tipo scientifico, non semplicemente rievocativo. E poi con la proiezione di film che riguarderanno a vario titolo il PC e che speriamo di poter presentare in presenza quest'estate quando finirà questa maledetta pandemia. E di questi due aspetti, interviste e archivi, ci parleranno appunto gli interventi successivi. Chiudo il mio semplicemente dicendo due cose sui libri, perché appunto è nostro compito anche presentare i libri. In questo periodo ne sono già usciti davvero tantissimi e continueranno a uscire sia di tipo scientifico, degli storici, sia dei protagonisti, sia dei giornalisti, quindi anche questo è un campionario davvero molto vario e ovviamente presenteremo alcuni di questi libri, per esempio quello di Marcello Flores e Giovanni Guzzini che mi hanno già dato la disponibilità, o tanti altri, Canfora, Pombeni e via andare. Ma ecco, dico semplicemente due parole di due libri di noi che ci muoviamo nel nostro istituto. E che presentiamo non solo perché l'abbiamo scritti noi, ma perché riguardano due temi finora trascurati appunto dallo scaffale del centenario, che sono le donne e i giovani. Sulle donne presenteremo appunto un mio libro appena uscito che riguarda la vita di Teresa Noce, una vita davvero avventurosa di una donna di primo piano, non solo dentro la storia del PC, ma dentro la storia del Novecento, che appunto negli 80 anni della sua vita ha di fatto attraversato tutte le esperienze possibili dalla fondazione della prima sezione torinese del Partito Comunista d'Italia, l'antifascismo, l'Unione Sovietica, la Francia, i campi di deportazione, fino appunto al ruolo nella Costituente, una delle 21 madri costituenti, e come deputata che ha promosso la prima legge sulla tutela delle madri lavoratrici. E
Questo libro si intitola Nome di battaglia e stella, Teresa Noce è una donna comunista del Novecento, mentre il secondo libro che ci riguarda è centrato sui giovani e l'ha scritto Luca Gorgolini, appunto, che è un nostro membro dell'ISCOP, insieme a Patrizia Dogliani, che insegna all'Università di Bologna. E si intitola Il Partito dei Giovani, la gioventù internazionale, la nascita del Partito Comunista d'Italia 1915-1926. Quindi questi sono i nostri, tra virgolette, due libri ai quali affiancheremo poi la presentazione anche di altri. E ho parlato quasi troppo e quindi lascio la parola agli interventi ai nostri altri due amici, che ringrazio ovviamente Carlo Niro, che è stato uno dei promotori di questa iniziativa, e appunto tutta l'iniziativa, tutta la parte relativa agli archivi è di Matteo Sisti. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Bene, grazie alla professoressa Anna Tonelli. Matteo, ci sei? Sì, mi sentite? Allora, responsabile archivistico della piattaforma web Memoria di Marca, Matteo Sisti. Prego. Grazie. A Allora, te. buonasera a tutti, innanzitutto. Vabbè, ringrazio ovviamente Anna Tonelli per le belle parole, anche se non mi sente, ma ringrazio soprattutto la Fondazione 25 Aprile e l'Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro, che chiamerò ISCOP da adesso in poi per semplicità. Perché, come è stato giustamente detto da Carlo, le iniziative che svolgeremo nel corso dell'anno del centenario non le abbiamo pensate oggi, diciamo così, sono il risultato di un percorso che è ormai decennale, grazie al quale la Fondazione 25 Aprile, insieme all'Istituto di Storia, hanno permesso innanzitutto di mettere in sicurezza gli archivi del PC cui faceva riferimento Carlo prima. Quindi gli archivi sono stati in alcuni casi letteralmente salvati e successivamente sono stati appunto oggetto di attività di riordinamento e di inventariazione. Questo da parte di diversi colleghi e amici, insomma, che nel corso degli anni hanno partecipato a queste attività. Carlo prima parlava di un impegno politico, di un impegno civile, io aggiungerei anche un impegno culturale, nel senso che, come giustamente veniva ricordato, gli archivi del PC, quindi l'archivio della Federazione Provinciale, l'archivio del PC di Fano, gli archivi delle sezioni di Villa Fastigi e Santa Maria delle Fabbrecce, sono tutti fondi la sovrintendenza archivistica ha dichiarato di interesse storico. Questo cosa significa? Che sono di fatto ex lege beni culturali e come tali noi possiamo operare su di essi in stretto accordo con la sovrintendenza archivistica che ha compiti di tutela e di vigilanza su questi fondi. Fatemi dire in un minuto che cos'è Memoria di Marca. Memoria di Marca è il nome di un progetto che nasce nel 2016, che da quest'anno viene gestito insieme ad una società fanese che si chiama Recordata, che ha un'esperienza pluridecennale nell'ambito della digitalizzazione di archivi storici, e nasce questo progetto proprio per creare una cornice, un luogo online dove poter condividere tanto con gli studiosi quanto con i ricercatori, gli storici, ma anche con, chiamiamoli, non addetti ai lavori, uno spazio dove pubblicare non soltanto gli inventari archivistici, cioè le descrizioni degli archivi, ma anche oggetti digitali, quindi documenti digitalizzati. È un sito web, Memoria di Marca, nel quale già oggi potete consultare più di 1700 documenti digitalizzati, di archivi che sono prodotti e conservati prevalentemente nella nostra provincia e di archivi anche che in qualche modo sono collegati
con il PC, perché abbiamo anche gli inventari degli archivi della CGIL provinciale e dell'ANPI che sono stati curati da Anna Della Fornace, abbiamo gli inventari e anche del partito monarchico, me l'ero dimenticato. Abbiamo inventari di uomini, di personaggi politici come Giorgio Tornati, che è stato segretario della sezione centro di Pesaro nel 66 e successivamente segretario della federazione provinciale. Abbiamo gli inventari degli archivi di Giuseppe Mari, che è stato a sua volta un dirigente del PC. Abbiamo anche inventari riconducibili a movimenti diversi, ma che comunque possono essere studiati per avere una visione di insieme più ampia. È chiaro che nel corso dell'anno del centenario ci concentreremo soprattutto sugli archivi di cui parlava Carlo e che ho velocemente elencato prima. Ci tengo a precisare, anche se è un aspetto che può sembrare un po' più tecnico, però molto importante per quella che è la nostra progettualità, che andremo a pubblicare inventari che sono stati prodotti nel corso degli anni con strumenti, con software diversi, e nel momento in cui procederemo con la pubblicazione, noi migreremo tutte le banche dati di cui siamo in possesso in formati standard, come ci viene richiesto dall'Istituto Centrale per gli Archivi, e che tutte le descrizioni andranno a confluire anche in un altro portale, oltre a quello che ricordava Carlo, che è quello del Sistema Archivistico Nazionale. Questo per sottolineare ancora una volta come questo progetto abbia veramente una valenza scientifica e culturale assolutamente rilevo, perché quello che siamo riusciti a fare nel corso degli ultimi 10 anni con le risorse non sempre, come potete immaginare, così cospicue, è sicuramente stato un percorso importante. Il 2021 per noi, se volete, rappresenta un po' anche l'anno in cui andiamo a chiudere appunto un percorso iniziato ormai tanti anni fa, insomma. Io ho lavorato sull'archivio del PC di Fano ed è stato forse uno dei miei primi incarichi, e ho completato quell'inventario nel 2013. Quindi diciamo siamo anche molto contenti di riuscire a restituire a tutti quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto. Vorrei dire una cosa riguardo a che tipo di fonti noi ci stiamo rivolgendo. C'è una specificità negli archivi del PC di Pesaro che è molto singolare. Noi andremo a pubblicare archivi che sono archivi di sezioni, archivi prodotti da due comitati di zona diversi, sia quello di Fano che quello di Pesaro, e l'archivio della Federazione Provinciale. In particolar modo nell'archivio del PC di Fano si conservano tantissime testimonianze di attività svolte dalle cellule. Abbiamo un numero molto importante, ad esempio, di verbali manoscritti di riunioni di cellule, che già trovate in buona parte online, perché nel caso dell'archivio del PC di Fano l'inventario è già consultabile e sono, mi sembra, già accessibili più di 250 documenti. Quindi sono fonti anche che consentono di ricostruire quella che è stata l'attività del PC ai diversi livelli organizzativi in cui era strutturato. Questa varietà di fonti sicuramente potrà essere utile a tutti coloro che decideranno, ecco, di studiare magari l'attività di questo partito di massa in un contesto circoscritto come quello della nostra provincia. Memoria di Marca però non è soltanto un sito web nel quale appunto potete accedere agli inventari e alle fonti direttamente, quindi ai documenti, ma è anche da agosto 2019 un progetto che tenta di raggiungere appunto quelli che ho definito i non addetti ai lavori. E questo grazie ad un lavoro molto importante che hanno portato avanti
Marco Labbate, che è vice direttore ISCOP, e Lucia Giagnolini, del direttore e del direttivo sempre dell'istituto, sulle nostre pagine social, quindi su Facebook e su Instagram, dove abbiamo cercato di creare un luogo in cui appunto gli storici e gli studiosi si incontravano con le persone comuni attraverso la proposta della lettura di documenti diversi oppure attraverso la pubblicazione di video in cui gli storici hanno presentato e spiegato documenti particolarmente significativi. Questa attività ovviamente continuerà anche nel corso del 2021, lo farà in maniera importante con insomma, la pubblicazione di tanti contributi, quindi l'invito è anche quello di seguirci appunto sulle nostre pagine perché evidentemente nei prossimi mesi non sarà possibile vederci di persona. Quello che però cercheremo anche di fare, speriamo nei mesi estivi, è di organizzare dei momenti di incontro anche di persona, magari anche oltre a Pesaro, che sarà evidentemente un po' il centro delle diverse iniziative, anche a Fano d'estate, insieme a Marco Labbate abbiamo pensato appunto un'iniziativa in cui presentare il cospicuo patrimonio documentale digitalizzato, ma anche ad Urbino, perché come ricordava Carlo, abbiamo la possibilità di consultare anche archivi che sono stati prodotti dal Comitato Comunale del PC di Urbino e documenti riconducibili a Cappellini, che tra l'altro fisicamente partecipò al congresso di Livorno, di cui oggi ricordiamo il centesimo anniversario. Oltre a questo, sicuramente ci sarà un altro momento online, sempre con Marco Labbate, in cui presenteremo i documenti digitalizzati dell'archivio della Federazione Provinciale di Pesaro e ci sarà appunto un'attività laboratoriale coordinata da Marco con diverse classi delle scuole superiori della nostra provincia, andando a diciamo, replicare alcune attività che già sono state fatte nel recente passato e che hanno avuto un ottimo riscontro sia tra gli studenti che tra i docenti. Quindi ecco, io non vorrei dilungarmi troppo, spero di avervi dato un po' tutti gli elementi. Vedendo prima nella griglia dei partecipanti, ho visto tanti nomi che in questi anni mi è capitato di scorgere tra le carte. Per cui ecco, ci tenevo comunque a sottolineare veramente come quest'anno noi raccogliamo i frutti di un decennio di attività, e per questo veramente credo che sia la Fondazione 25 Aprile che l'Istituto di Storia Contemporanea vada riconosciuto veramente un grande merito. Spero di non aver dimenticato nulla. Forse ecco, l'ultima cosa è che su Memoria di Marca potete anche già consultare documenti di una raccolta documentale che sono una raccolta documentale dedicata al partigiano fanese Bruno Venturini, anche lui già dirigente del PC, che nei primi anni 30 insomma, faceva parte di quel gruppo di comunisti antifascisti che si era ricostituito e che a Fano aveva proprio un vero e proprio centro di stampa e propaganda. Mi fermerei, Carlo, non vi rubo altro tempo, vi ringrazio per lo spazio e per avermi ascoltato. Prova? Sì? Si sente adesso Matteo? Sì, va bene. Avevo ringraziato per l'ampia panoramica che hai fatto sugli archivi, su cui poi torneremo nei mesi prossimi. Grazie. Allora possiamo passare al trailer dei cortometraggi, l'intervista ai segretari della Federazione del PC, che ricordo sono Giorgio Tornati, Lucarini e Palmiro Ucchieri. Le interviste sono state realizzate dal regista Gianfranco Boiani con la collaborazione di Giorgio Bianconi e le domande sono state poste dal ricercatore ISCOP Andrea
Girometti e c'è poi una piccola introduzione da parte mia. Quindi possiamo passare alla visione del trailer, se siamo pronti. Grazie. Nell'ambiente in cui vivevo c'erano parecchi comunisti. C'era gente che aveva fatto anche la resistenza, gente che aveva combattuto durante il fascismo, gente che era stata in carcere. Era una grande organizzazione quella del Partito Comunista Italiano della provincia di Pesaro Urbino, era più della metà del Partito delle Marche. Quando diventai segretario provinciale del PC, 24.000 iscritti, quelli veri, coi cartellini. C'era un'egemonia dal punto di vista culturale anche da parte della sinistra. Ti interessavi di storia, avevi una rivista di storia, ti interessavi di diritto, avevi una rivista di diritto. Io che mi interessavo di politica scolastica avevo Riforma della scuola. La più grande manifestazione, credo, nella storia della provincia di Pesaro Urbino con Enrico Berlinguer in Piazza del Popolo a Pesaro, era stracolma, non c'era un posto nemmeno di entrare in quella piazza. Di Berlinguer ho sempre molto approvato il compromesso storico, la fine della funzione propulsiva dei paesi socialisti. Anche negli scontri più duri che vi sono stati nel Partito Comunista non veniva mai meno il senso di solidarietà. Anche nella feroce dialettica interna c'era una solidarietà politica e anche umana di fondo. Eravamo una vera comunità. Il problema della doppiezza in che cosa consisteva? Consisteva che un partito manteneva alcuni punti ideali che prospettavano una società diversa, socialista, comunista, eccetera. Una grande ansia di libertà, di crescita culturale nel mondo del lavoro, di giustizia sociale e soprattutto una grande voglia di libertà contro la prepotenza, l'arroganza. È un'idea falsa quella che era un mondo chiuso, era un mondo pieno di idee, pieno di studi, di ricerche. Naturalmente il mondo era cambiato, non c'era più il mondo diviso in due blocchi, dopo l'accordo di Yalta c'era ormai il multilateralismo e il mondo era profondamente mutato. Un partito che pure avevo apprezzato e di cui ero innamorato, di cui avevo una grande stima, ma che la politica avesse bisogno di andare più avanti. Per salvare la grande esperienza straordinaria del PC bisognava rinnovare e non rimanere come i comunisti francesi, come altri partiti comunisti in giro per l'Europa, per il mondo. Bene, spero che vi sia piaciuto, io trovo è stato un trailer molto bene. Grazie di nuovo a Gianfranco Boiani che l'ha prodotto. E se qualcuno vuole intervenire o fare qualche domanda, deve naturalmente attivare il microfono, perché sono disattivati. Se non c'è nessuno possiamo chiudere. Noi abbiamo rispettato i nostri tempi. Mi auguro che l'incontro sia stato proficuo. Ci risentiremo più avanti con le altre nostre iniziative. Ringrazio tutti di esservi collegati e naturalmente devo ringraziare per la messa in onda Giorgio Bianconi che è di là, che è un consigliere poi della fondazione, ma che ci assiste dal punto di vista tecnico e anche per l'assistenza data da remoto da Gianfranco Boiani. Saluto tutti, grazie di nuovo, buonasera e al prossimo incontro. Grazie.